Questa vita che non dà respiro mai. Buonasera amici di Pago Smart e benvenuti ancora alla quinta edizione di Cappella in Festa, organizzata dall'Associazione Uniti per il Territorio. Questa sera si sono appena esibiti, anzi stanno già ancora sudati direi, i ragazzi della Philo Band e ve li presento ad uno. Mattia Musto, Mattia Carannante, Davide De Marco, Pago Scotto. Allora, nella presentazione che ho appena fatto, loro sono tutti ragazzi dai 14, chi è che ha 14 anni? Tu? Ah, eccolo, lui è il piccolo del gruppo, hai 19 anni, quindi veramente è una band che sta emergendo, ma sono già degli anni che lavorate insieme. Sì, io ho da già 4 anni, vai tu. Sì, 4 anni con loro e lui si è aggiunto da poco. Sì, sono già 4 anni che lavoriamo sia in studio, quindi con inediti, pezzi inediti. Okay. Infatti abbiamo sentito che ci sono degli inediti e anche delle cover che fanno. Infatti abbiamo presentato un inedito di Mattia Musso che abbiamo registrato in studio l'anno scorso e in più abbiamo presentato altri pezzi di cantanti jazz italiani come per esempio Nino Buonocore. Il primo pezzo che abbiamo suonato, riadattato, diciamo, secondo una nostra versione. Ed era bellissima questa versione, questo adattamento che avete fatto, va bene. Voi quante ore di prove fate in una settimana? Questa settimana abbiamo fatte 2-3 al giorno, però 3-4 giorni circa. Quindi c'è un impegno, comunque uno studio. E voi, a parte questo, andate a scuola? Sì, immagino di quest'anno sì. Abbiamo finito quest'anno, sì. Quest'anno la maturità. Sì, la maturità. Pure quest'anno, lui è appena incominciato alle superiori, quindi lui è un po' più difficile conciliare la musica con lo studio. No, io sto facendo liceo musicale, quindi è praticamente il mio pane quotidiano. Vabbè. Ragazzi, in bocca al lupo per tutti perché veramente siete bravi, il pubblico va applaudito, avete fatto un ottimo lavoro e continuate così. Tanta merda si dice a teatro, quindi in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi.